Su problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Ci stiamo adesso qui sul mio canale. Oggi siamo nel primo video di una lunghissima, beh lunghissima, di una serie che andrà a vedere i top e flop, top e flop di questa stagione, di questa metà stagione, ecco. Allora, partiamo oggi dal top 10 dei portieri. Ovviamente le top saranno di 10, ecco, top 10, e le flop saranno flop 5, flop 5, ecco. Perché ovviamente non ho trovato tantissimi giocatori flop per dei ruoli, ma nemmeno top per altri ruoli, però ho deciso di fare 10 top e 5 flop. Quindi partiamo dai portieri in questo video, quindi io vi invito subito a lasciare un mi piace e iniziamo. Decimo posto troviamo Brignoli, non tanto, cioè sì per il gol, però non per goliardia l'ho messo qui, ma più che altro proprio per dargli dei meriti, perché oltre a far ottenere il primo punto alla sua squadra, è anche comunque stato un discreto portiere, molte volte ha fatto delle parate importanti. Ovviamente i suoi gol li ha subito perché non ha una difesa eccezionale davanti, però comunque è stato sempre attento, sempre con buoni riflessi in moltissime occasioni e ha dei meriti comunque anche per la stagione, cioè per la stagione parliamone, per i punti ottenuti dal Benevento, ossia i 3 punti col Chievo e il punto contro il Milan. Anche, il punto del Milan è proprio arrivato grazie al suo gol. Nono posto troviamo Consigli. Consigli lo inserisco qui più che altro perché non per la stagione del Sassuolo che si sta salvando, diciamo così, la stagione nelle ultime partite vincendone 3 nelle ultime 5 e ha pareggiato con la Roma e ha perso con l'Atalanta, quindi davvero qualcosa di stupendo ha fatto il Sassuolo. Ma più che altro lo inserisco perché comunque è sempre un portiere attento, è sempre un portiere che riesce ad avere sempre buoni riflessi su delle occasioni avversarie e comunque riesce sempre a salvare la squadra. Oltre al rigore parato contro l'Inter Icardi che gli ha concesso comunque di portare a casa 3 punti al Sassuolo contro una delle grandi forze del campionato. Ottavo posto per Mattia Perin, un portiere della Madonna, un portiere che l'ultima partita contro il Torino ha preso 8 senza bonus e malus al Fantacalcio, per farvi capire. Un portiere della Madonna, un portiere che sempre è molto attento, un portiere che se non fosse stato sfortunato nella sua carriera, ovvero con moltissimi infortuni negli ultimi anni, sarebbe stato davvero uno dei migliori portieri italiani, se non il migliore dopo Gigi Buffon e sopra a Donnarumma. Settimo posto troviamo Salvatore Siligu, anche lui stesso discorso di Perin, soltanto che Siligu è già un po' più grande, ecco. Siligu lo ricordiamo per moltissime parate importanti come quella contro il Milan, oppure anche contro il Genoa, mi pare che ha fatto una bella parata. Comunque è sempre stato attento, è sempre stato un ottimo portiere, niente da dire su Salvatore Siligu. Sesto posto troviamo Sorrentino, Sorrentino che solo contro il Napoli e la Roma comunque ha fatto grandissime parate, a parte scherzi. Contro l'Inter è stata la sua peggiore partita, però comunque è sempre stato molto attento, un portiere di esperienza, ormai ha 40 anni, però è sempre lì sul pezzo a salvare la squadra e a fare ottime parate. Quinto posto troviamo Stracoscia, Stracoscia portiere della Lazio che entra in questa top 5. Grazie a comunque moltissime parate buone, ha subito di abbastanza gol, ad esempio noi ricordiamo 4 contro il Napoli, che comunque sono i primi che mi vengono in mente, non mi ricordo quale altra partita è finita in goleada contro la Lazio, ossia che molte squadre hanno fatto tanti gol alla Lazio, però comunque è sempre stato un portiere molto, molto forte, anche in Supercoppa contro la Juve ha fatto tantissime parate buone, niente da dire sul suo conto. Quarto posto e solo quarto, mi scuso per i tifosi juventini, ma non perché ce l'ho con voi, ma metto Gigi Buffon. Buffon lo devo inserire per forza nella top perché comunque è un grandissimo portiere, però non posso inserirlo nella top 3 perché ha avuto moltissimi infortuni e cioè, la maggior parte delle partite ha giocato Szczesny. Szczesny sarà nella flop, ve lo annuncio già, perché comunque solo con la Roma ha giocato bene, nelle altre partite mi è sembrato poco disattento, quindi già vi ho fatto uno spoiler. E comunque metto qui Buffon solamente per l'infortunio, non per la stagione che sta, cioè per la stagione che sta svolgendo perché se lo merita, ma per l'infortunio cala un po' di posizioni. Terzo posto troviamo Peperina. A sorpresa, perché sapete, per chi mi seguiva all'inizio campionato, che io non ho un buon rapporto con Reina, diciamo così, perché comunque è un portiere che almeno sta tanto simpatico a livello, cioè no, che non mi sta tanto simpatico, che non mi piace tanto come è a porta, perché come uomo io lo stimo Reina. E quest'anno invece si sta rivelando uno dei top del Napoli in generale, perché sta facendo tantissime parate
Buonissime, non sta facendo la stagione l'anno scorso, anzi, è proprio merito lui, merito suo, che secondo me abbiamo fatto qualche punto. Le sue papere ci stanno sempre, ovviamente, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, però comunque sta dando moltissima mano al Napoli, sembra quello di Liverpool, mi pare, quando Rina era un fenomeno in pratica. Poi, top 2, secondo posto troviamo Alisson. Miglior difesa del campionato quella della Roma ed è grazie soprattutto al portierone brasiliano. Portierone della nazionale, comunque si alterna con Ederson in nazionale e niente da dire su questo punto. Unica papera fatta, papera poi diciamo così, errore fatto contro il Sassuolo l'ultima partita, però comunque è stato sempre un ottimo portiere. E al primo posto troviamo Samir Handanovic. Video contro di lui sul mio canale, andatelo a vedere perché è davvero qualcosa di straordinario questo portiere. Io sono sorpreso perché davvero è molto molto forte. Per me è il miglior portiere in Italia ora come ora, più di Buffon, perché comunque Buffon ha la sua età, però comunque a livello di l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, ovviamente Buffon era il migliore al mondo, manco il migliore in Italia, il migliore al mondo. Però quest'anno Buffon, tra i vari infortuni, avete visto che l'ho inserito in quarta posizione, Handanovic invece sta rivelando davvero un ottimo ottimo portiere. Niente ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che non c'è nessun problema, che è tutto sotto controllo. Bella ragazzi!